tipico piatto estivo, pasta con i frutti di mare. Quest'oggi useremo il gran fusilli della Voiello, pomodorino ciliegino e acqua di cottura delle vongole. Pasta eccezionale, semplice, ma di un sapore inconfondibile. Ok, appena l'olio con il prezzemolo è pronto, andiamo a scolare le nostre vongole, veraci e lupini, e le mettiamo nella padella per poterla far aprire i molluschi. Poi ricopriamo magari con un'altra pentola, eccole qua, e a fuoco lento aspettiamo che si aprano. Nel frattempo, da parte abbiamo tagliato un pomodorino ciliegino condito con un po' di sale, un po' di olio e un po' di peperoncino, che poi ci servirà nella padella per condire la pasta. Ed ecco qua, come per magia, i molluschi si sono praticamente aperti tutti. Guardate qui che meraviglia, c'è un profumo. Quello che è fondamentale in questo step qui è sgusciare i molluschi, se uno non piace aprire le gozze, le vongole, tutte queste cose qua, ma soprattutto recuperare l'acqua di cottura, questa qui, che è quella che ci servirà poi per dare veramente sapore alla pasta. E vai. Ok, allora adesso iniziamo a sgusciare le nostre vongole e le mettiamo da parte. Io mi aiuto con la pinza perché scottano da morire. Qui le mettiamo da parte e poi dopo recuperiamo anche tutta l'acqua di cottura. Guardate che meraviglia. Guardate che bello. È un profumo eccezionale. Ed ecco qua i frutti di mare completamente sgusciati, qua nella busta. Questo è il vero segreto, l'acqua di cottura delle vongole, dei frutti di mare. Adesso lo andiamo a filtrare con un piccolo passino in modo da trattenere le umidità, le impurità e evitare che vada a finire qualcosa di strano nel piatto, come già dai gusci dei frutti di mare. Ed ecco gli ingredienti per fare la pasta: frutti di mare con vongole veraci già sgusciati, pomodorino ciliegino condito con olio, sale e peperoncino, l'acqua di cottura dei frutti di mare. E oggi ho scelto, anziché la classica linguina, un gran fusillo della Voiello, l'unica con grano aureo 100% italiano. Comunque, posso assicurare che è buonissima. Vediamo. Allora, come al solito, un filo d'olio in padella, aglio a sfrigolare. Io nel frattempo ho messo sull'acqua della pasta, e un'altra cosa che faccio è mettere un po' di prezzemolo direttamente nell'acqua della pasta. Questo darà già sapore all'acqua di cottura. Eccolo qua. Vedrete, l'acqua inizierà a diventare di un colore verde. Allora, abbiamo aggiunto già il peperoncino, guardate che colore sta iniziando a prendere su questo. E già qui ci mettiamo un po' della nostra famosa acqua di cottura dei frutti di mare. Questa ci aiuterà a mantecare e a dare sapore alla pasta. Nel frattempo ci prepariamo una grande bottiglia di vino bianco, un bel greco oggi, con cui sfumeremo la nostra pasta. Sfumiamo con un po' di vino bianco. Ok, togliamo il prezzemolo dall'acqua di cottura, praticamente ha fatto il suo. Vedete l'acqua di che colore è diventato. Adesso
con una schiumarola, andiamo dopo 5 minuti di cottura, prendiamo la pasta e la facciamo terminare la cottura nella nostra salsa. Presa la pasta, l'acqua di cottura la conserviamo che ci servirà, versiamo il resto dell'acqua con le vongole. Eccola qua. La pasta ha 13 minuti di cottura, dopo 5 minuti l'abbiamo alzata e l'abbiamo messa in padella. Guarda che cremina inizia a uscire. Dopo ci mischiamo anche i frutti di mare dentro. Ok. Ci aiutiamo con un po' di acqua di cottura, di colore verde perché c'era il simbolo dentro. E copriamo col coperchio. Quasi alla metà, più della metà della cottura della pasta, aggiungiamo di nuovo tutte le nostre vongole, così inizierà a prendere sapore. Un po'. E qui non lo potete sentire, ma c'è un profumo. Come mi piace, ci metto anche un po' di prezzemolo tritato, non taglio. Guardate qui, rilascio dell'amido della pasta, è diventata quasi cremosa, ha un profumo di vongole e di frutti di mare, uno spettacolo buonissimo. Quasi pronto, quasi a fine cottura, invece aggiungerei un pizzichino di sale e un po' di olio. Cottura ultimata, guardate qua, andiamo ad impiattare. Guardate che colore ha sta pasta, di vongole. E sfido chiunque a dire che una cosa del genere non è spettacolare. Yes.